Allora, Osint, questo sconosciuto. Diciamo che come premessa faccio questa premessa. Allora, mi sono avvicinato a questo cosa molto particolare semplicemente per il nome, Open Source Intelligence, che mi ha attirato. Mi dici, Open Source, qualcosa di attinente magari al nostro mondo dei linuxiani ce l'ha. In realtà poi ho scoperto che non c'entra proprio niente, perché Open Source qua è inteso sorgente aperta, o meglio, sorgente pubblica. Fonte pubblica, qualsiasi sorgente pubblica di informazione, giornali, riviste, internet, blog e qualsiasi altra cosa. Estensione comunque dello stesso concetto, però ampliato magari, No, cioè dico io, poi nel senso che è proprio inteso in questo senso e basta. In effetti poi lo vedremo. significato letterale, una Esattamente, sorgente aperta. esattamente. Non codice Ah, aperto, ok. ok? Non c'entra proprio niente. L'ho scoperto mentre vedevo la presentazione, ovviamente. Ecco perché mi ha preso un attimino. Adesso, chiaramente non è esaustiva la presentazione, perché poi ovviamente mi sono anche reso conto che dietro a questi concetti c'è tutto veramente un mondo, c'è anche una scienza vera e propria dietro a tutto questo discorso. Come? E adesso lo vediamo. Allora, cominciamo con la definizione. È un metodo di investigazione. Ovvero è l'attività sistematica di raccolta, elaborazione e analisi di informazioni liberamente e legalmente accessibili. Questa è la definizione un po' standard che ho trovato un po' dappertutto, tra libri, vari siti web e quant'altro. Come vedete, l'ho scritto proprio, è qualsiasi fonte di informazione liberamente e legalmente accessibile, quindi internet, siti web, social network, blog. Giornali, riviste, sto parlando di Osint ovviamente, registri pubblici, perché anche quelli sono fonti di informazioni pubbliche. Chiunque cittadino italiano può andare all'anagrafe sua o di una qualsiasi altra persona, andare nel comune e chiedere l'autostato di famiglia. Puoi farlo legalmente, ma mica, non è illegale. Ho scoperto che sul sito del comune di Milano c'è una sezione apposta che paghi non so quanti, qualche euro. Tu richiedi il nome e cognome, vuoi lo stato di famiglia di quella persona lì, devi dire il nome ovviamente, e te la manda, punto. Sono dati pubblici quelli. Idem, Camera di Commercio, bilanci, sono pubblici. Qualsiasi cittadino italiano paga, va alla Camera di Commercio, io voglio lo stato di una certa società e te lo danno per forza. Idem il PRAE, catasto, idem, paghi un 20 euro e ti danno tutto il registro catastale di una certa persona. Puoi farlo, non è legale assolutamente. Sono dati pubblici anche questi. E così ce ne sono a Non iosa. pensavo che fosse comunque così Anch'io. aperto. Allora, il catasto e la Camera di Commercio lo sapevo perché l'avevo già fatto io. Quello lo sapevo. Anche però l'anagrafe non lo sapevo. L'ho scoperto poi guardando un po' qualche Secondo video. me è proprio una cosa così No, scontata e infatti. anche No, ma la cosa che mi ha stupito è che nel comune di Milano. Ho detto, cazzo, voglio verificarla questa cosa. Sono del comune di Milano e c'è proprio il link. Se lo chiedi per te stesso, clicca qui. Se lo chiedi per conto di qualcun altro, clicca là. Cioè, è fatto apposta per proprio. Non lo sapevo proprio, eppure è così. Mentre Camera di Commercio, vabbè, anche il PRA. Se io voglio sapere il numero di targa di qualcuno, o voglio sapere, c'ho il numero di targa, voglio sapere chi è. Ci sono i mezzi, sono a pagamento, perché qui, anche qui, l'open source è qui, non è inteso free o quant'altro, è inteso proprio qualsiasi genere di informazione, ma non è detto che sia tutte Sì, gratuite, possono essere anche a pagamento. Infatti ci sono anche, lo vedremo dopo, dei software che sono a pagamento. Ok? Quindi non necessariamente open source, nel nostro senso. Un'altra definizione. Ciao Lionel, un'altra definizione che è meglio farla all'inizio, così ci togliamo i dubbi, è di intelligence, cosa significa? Anche questa io non la sapevo, anche questa l'ho presa da Wikipedia in questo caso, è una cosa simile ma non uguale. Allora, il termine intelligence, che è esemplificato in italiano sia come informazione militare o anche civile, può essere esplicitato concettualmente come la raccolta, quindi successiva analisi, notizie e dati, dalla cui elaborazione ricavare informazioni utili al processo decisionale militare
o la versione italiana anche civile, nonché a quello relativo alla sicurezza nazionale. Quindi l'intelligence diciamo che è legata molto più strettamente al discorso spionaggio, controspionaggio e, come vedete dopo, ai servizi segreti di qualsiasi stato, paese. Quindi vedete che è già da qui che ho iniziato a capire, ma allora, cioè, open source proprio non ci sta molto, non ci azzecca molto, ecco. Ecco, questa è una carrellata, anche qui basta andare su Facebook, su Wikipedia, scusate, cercate OSINT e c'è l'elenco di tutte quelle attualmente tecniche e discipline legate all'OSINT. OSINT è una delle discipline dell'intelligence, però c'è la UMINT, attività di gestione rete informatore, qui parliamo più di intelligence, in senso di Sì. servizi segreti, ok? Attività SIGINT, attività di interpretazione delle comunicazioni, intercettazioni, eccetera, eccetera. IMINT, elaborazione immagini derivanti da satellite, RSPIA, droni e quant'altro, e MASINT anche, quindi analisi di ferme chimiche, spettrografiche, radiologiche di sistemi d'arma che possono volgere la sicurezza nazionale. Quindi entriamo in un argomento molto, molto più vasto, insomma, che non solo semplicemente l'OSINT. L'OSINT è specifico solo per questo. Un altro concetto, o meglio, in questo caso è proprio una disciplina, una scienza, che ho scoperto legata all'OSINT è questa, la demodoxalogia. L'OSINT Open Source Intelligence italiana. Ho messo anche tra parentesi il significato, visto che demo popolo, doxa opinione, logos discorso. Infatti, qui dice, pochi sanno, questo l'ho beccato dal sito direttamente di una rivista online, mi sembra Difesa Online, poi c'è il riferimento, Ah. siamo in ultima pagina. È una versione nata in Italia, nel 1928, da un, mi sembra da un generale italiano, adesso non ricordo il nome, ed è proprio una vera e propria scienza che viene studiata, chiaramente. E si differenzia appunto dalla prima, cioè dall'OSINT, perché è molto più complessa e precisa, perché vedete poi in corsivo, in grassetto, le differenze consistono nel rilevamento dei dati che possono alterare non solo l'informazione che tu capisci e gli elabori con un obiettivo ben preciso, ma qui questa scienza altera, vuole alterare i pubblici di riferimento, quindi gruppi di persone, eccetera, quant'altro, e condizionare l'orientamento della pubblica opinione. L'abbiamo visto anche recentemente, tutte le fake news, tutte le minacce di hacker nelle votazioni di Trump, piuttosto che minacciano anche le nostre votazioni italiane prossimamente. È questa. Poi ho detto, ok, OSINT è una cosa mastodontica, ovviamente. Vediamo un attimino di limitarla a qualche concetto un po' più attinente al discorso internet. L'OSINT, diciamo che è limitato, tra virgolette, internet è quella che si chiama la cyber intelligence. È la stessa cosa. L'attività di intelligence è, si basa sulle fonti aperte, ovviamente. E può essere definita come, ancora una volta, lavoro sistematico di raccolta, elaborazione, analisi, produzione, classificazione e diffusione di informazioni liberamente e legalmente accessibili. Stessa definizione, ma specificatamente su internet, quindi il discorso cyber. L'OSINT utilizza delle tecniche e soprattutto degli strumenti, lo vedremo dopo, che sono, è uno strumento, quindi come tale, diciamo, può essere utilizzato bene o male, legalmente o illegalmente, come qualsiasi altro strumento. È chiaro che certe queste tecniche e questi, soprattutto certi strumenti che l'OSINT mette a disposizione possono anche essere utilizzati da, ai fini di hacking, ovviamente, penetration testing, giornalismo investigativo. Infatti, molti video, se voi cercate OSINT su Google, vedrete un sacco di video che parlano di giornalismo investigativo. Investigazione in senso più lato, intelligence, ovviamente, che è la madre un po' di tutto. È chiaro che ci sta soprattutto il discorso hacking e penetration testing, proprio perché una delle prime fasi di penetration testing o di hacking in generale è prima devo conoscere, prima mi informo,
conosco il footprinting, per te intenderci. Prima cerchiamo di conoscere cos'è, cosa non è, chi è il nostro obiettivo, e dopodiché si fa tutto il resto. Anche questa è una frase che ho visto spesso citare. Se rivela al vetro i tuoi segreti, e questa poi si ricollega alla presentazione che ha fatto Riccardo al Linux Day, non devi poi rimproverare al vento di rivelarli agli alberi. Se togliete vento e mettete internet, e se togliete alberi e mettete chiunque ha una connessione internet, ci capiamo benissimo il significato. Proprio sei tipo che tu come entri in Facebook ti esce questa, pare che magari tanti secondo me manco la capirebbero. No, ma io, per essere, non è questione di capire, ho provato io anche a testare questo discorso, così come ha provato Riccardo a testarlo con quei ragazzi che c'erano lì presenti. Non ricordo cosa abbiano risposto i ragazzi, ma poco convinti. Ma alcuni miei colleghi, dopo che io dicevo una cosa del genere, dicevano: ma io intanto, anche se scoprono qualcosa di me, chi se ne frega? Adesso, lo vediamo tra 20 anni, e dipende poi cosa pubblichi. Perché il discorso che facevi tu, mi ricordo bene, quando tra 20 anni o tra 20 anni o tra 15 anni siete lì a cercare un posto di lavoro, la prima cosa che fanno è l'ufficio personale adesso. Non è cercare il curriculum su Monster, è andare a vedere su Facebook cosa hai pubblicato, sì, su LinkedIn come ti sei presentato. Posso dire, io ho un amico col quale arrabbio che è polizia, e mi diceva che Facebook, i profili, profilo, che sono tantissimi ovviamente, che hanno profili Facebook, è una delle cose che anche in quel caso certo vanno a vedere. Assolutamente. Per cui se tu, non so, hai messo su viva le cane, certo, o foto compromettenti, così, e poi ti salta fuori una grana che dici: ah no, no, le cose lì non le faccio pensando che se togli il video non ne vede più nessuno. Poi lo vediamo, poi lo vediamo sta cosa. Ho citato anche questo libro perché è un libro che si trova tranquillamente su Amazon, è uno dei due o tre libretti che ci sono di questo genere, insomma. Sì, sì, è il presidente dell'associazione. Aspetta, la presidente dell'associazione delle investigazioni digitali, una roba del genere. Adesso non so esattamente come si chiami la. No, no, esiste. E come? Sì, sì, si occupa proprio di queste cose qua. Giornalismo investigativo, mi pare. Un'associazione di giornalismo investigativo. È il presidente. Quindi, requisiti perché si abbia attività OSINT, perché chiaramente se parliamo di intelligence, allora possiamo entrare anche nella. Quella che noi possiamo considerare la illegalità, ma ovviamente loro per statuto è legale, perché se loro fanno volutamente un'intercettazione telefonica a casa di qualcuno, qualche giudice avrà dato l'autorizzazione a farlo, ok? Qui invece dico OSINT, no, l'OSINT è solo ed esclusivamente questo, informazioni non classificate, quindi non top secret o secret o secretate. Informazioni acquisite in modo lecito, quindi no hacking, no intercettazioni, no spionaggio. E quindi informazioni disponibili al pubblico. Poi che siano nascoste, che siano difficili da reperire, è un altro discorso, ma sono pubbliche. Beh, in effetti anche tutto il discorso Facebook così corrisponde a. Chiunque può andare a vedere il tuo profilo, sì, se tu lo pubblichi. Ok? O LinkedIn o qualsiasi, o Instagram o qualsiasi altra cosa. Scrivi anche, io mi ricordo che quando non ero su Facebook, comunque tante volte ci sono arrivato a vedere delle cose semplicemente tramite il motore di ricerca, tramite Google. Certo. Certo. Cui, cioè, lo vedevi tramite web, ovviamente. Sì, certo, certo. Qui partiamo subito con uno degli strumenti a disposizione dell'OSINT. Li chiamano le Google Docs. L'ho scritto lì. Cosa significa Docs? Dork è un termine utilizzato dallo slang per indicare una persona stupida e inetta. In realtà vorrebbe, diciamo che la frase iniziale Google Docs sarebbe la stupida Google, ma poi tanto stupida non è, nel senso che è già lei stessa che mette a disposizione degli strumenti specifici, appunto le Google Docs o Google Hacking,
per verificare e per fare delle ricerche specifiche e quindi per ricercare più finemente possibile le informazioni che cerchi tu. Il tuo obiettivo qual è? Infatti, cosa sono le luve d'oro? Sono delle query, quindi delle stringhe che tu metti nella finestrella di Google quando fai le ricerche, fatte appositamente ovviamente, con delle parole chiavi, che poi vediamo, per quindi fare quindi delle ricerche, delle query direttamente al motore di ricerca per ottenere delle informazioni precise, le più precise possibile, perché sappiamo benissimo che su Google o qualsiasi altro motore di ricerca, se metti una parola qualsiasi, ti trovi il mondo, 800 pagine con N link, ok? Quindi se tu hai bisogno di trovare delle informazioni molto specifiche, è chiaro che devi restringere il campo, e lo restringi facendo delle query specifiche, ma se non sei capace a fare queste query specifiche, poi devi stare lì a guardartele tutte. E infatti il campo di applicazione è veramente ampio, perché puoi scegliere di fare, di cercare delle parole, parole con altre parole, file in PDF, MP3, qualsiasi altra cosa, insomma, o anche addirittura login e password, se fai delle ricerche specifiche. Infatti poi questo discorso qua lo vedremo con un altro software, anzi un portale web che si chiama Shodan, lo vediamo dopo però. L'utilizzo, quindi utilizza praticamente degli operatori avanzati che già Google le dichiara, ho fatto anche un riferimento dopo nella seconda pagina, c'è una pagina apposita in cui Google stesso dichiara tutte le sue parole chiave e come utilizzarle. Con gli operatori, quindi le parole chiave, all in text, all in title, URL, file type, site, eccetera, che possono essere quindi utilizzate congiuntamente anche con gli operatori booleani, quindi file AND, NOR, OT, eccetera. Questo fa sì per rendere sempre più precisa la tua ricerca e del tuo obiettivo specifico. Adesso, non sono stato chiaramente a specificare ogni singola parola chiave, perché poi cioè, c'è l'elenco, lo dovete leggere, non ha senso farlo qua. Ho voluto mettere solamente questo esempio perché l'ha fatto l'esempio del video che ho visto io e che ho provato. Solamente questa stringa qua, spese, file type, 2.xls, site, comune.roma.it, quindi non sto facendo hacking, sto facendo una semplice ricerca, ti trovi dei file con dentro tanti di quei valori e tanti di quei numeri a tante cifre. E ti tira fuori chiaramente tutti i link a quei file con l'estensione XLS, quindi solamente i file XLS del sito comune.roma.it. Molto semplice. Quindi vedi, come dice l'ultima frase, i dati sono lì, disponibili a tutti, ma basta saperli cercare. Infatti una delle cose più complicate nel motore di ricerca è cercare esattamente, più finemente possibile, quello che interessa a te. Quante volte ci capita di dire, cacchio, ho fatto la ricerca, mi viene fuori il mondo, non capisci più niente. E cerchi di farlo sempre più ristretta, perché sennò non te la cavi più. Ma se questi dati sono dati che derivano dal sito? Sì. Vuol dire che tu hai dei documenti che teoricamente solo il personale addetto non vede. Se le rendono pubblici, no? Allora, qui è da capire poi molto più approfonditamente se è una questione di negligenza o di non capacità di chi gestisce il sito a nascondere o meno certe file, oppure rendere veramente pubblici. Tipo, non so, i comuni rendono pubblici ad esempio i registri. Il bilancio, per dire. Ma tutti i dati da cui derivano il bilancio, che potrebbero essere come nasce il bilancio attraverso le varie voci, nello specifico, che possono interessare solo alcune persone e comunque non devono essere divulgate, non dovrebbero. Potrebbero, ascolta, se io voglio fare le pulci al comune di Roma e voglio scorporare il bilancio nelle sue componenti. Sì. Per andare a trovare un punto dove li metto in difficoltà, sì. Devo entrare nello specifico, non nel bilancio, certo. Formale che certo. Di formula finale che certo. Se io ho accesso a questo, che secondo me dovrebbe essere
accedibile solamente dal personale che ci lavora sopra. Hai detto bene, dovrebbe. E infatti, è quello che dicevamo prima, devi stare molto, ma molto, ma molto attento a ciò che pubblichi sui siti. Abbiamo appena fatto una ricerca e trovato della roba che non so quanto sia pubblica. Ecco, appunto, lo sappiamo benissimo. Questo è un elenco di alcuni dorks. Sì, anche. O poi possiamo provare a farlo col tuo nome e cognome, vediamo cosa salta fuori. Dopo lo facciamo. No. Con tuo nome e cognome, no, ci sono arrivato al tuo indirizzo di residenza, eccetera, attraverso il sito del Linux VAR. Chi ha registrato il sito linuxvar.it? Un certo? Lionello. Ci sei tu, il nome è tuo. Se fai il suo viso, ci sei tu. Nome, cognome, indirizzo anche. Vedi qua ci sono, adesso questo qua è un esempio di alcune parole chiave, l'URL se vuoi cercare la parola chiave eccetera, file type, i tipi di file, cache è una cosa un po' strana, cerca nella cache di Google l'indirizzo specificato, utile quando quel sito è down, cioè lui si tiene in cache quello, se il sito è down lui ce l'ha in cache comunque, te lo vedi comunque, così una chicca diciamo così. No, prima di questo, aspetta, volevo vedere una cosa. Questo è l'elenco che Google mette a disposizione, con tutti quelli che vi ho detto io prima. Sai, ho fatto per caso ricerche se è ancora valido questo, perché sì. Recentemente ha cambiato un po' di roba Google. E questo l'ho visto adesso 2 giorni fa, poi di giorno in giorno può cambiare tutto, però non l'ho provato ovviamente. La cosa che invece ho visto, adesso qua ci sono tutti quelli che ho elencato prima, qui c'è tutta la spiegazione con qualche esempio eccetera, che già Google stesso, ripeto, mette a disposizione. Ma alla fine, adesso, questi qua sono per gli amanti, come te Riccardo, della linea di comando o dalla ricerca principale di Google. Ma poi l'ho scoperto alla fine della pagina, perché ovviamente si mettono sempre alla fine queste cose, questo link che non fa nient'altro che tradurre tutte quelle paroline in formato molto più accessibile a chi, come piace a me, più il formato grafico. Tutte queste parole, questa esatta parola, una qualunque di queste parole, nessuna di queste parole, numeri da. Poi limita i risultati per la lingua, se vuoi, tutti i paesi. Tu per esempio fai una ricerca, puoi farla per additiva, nel senso puoi mettere più operatori, no? Di là sì, qua devo provare. C'è il vincolo della parte di ricerca delle 10 voci, sai che almeno non sono cambiato. Non lo so questo, non ho mai visto nulla di questo genere, non ho idea. È possibile vedere, un problema, non so se uno ha fatto una ricerca, cioè rimane traccia del fatto che hai fatto una ricerca? Di questo no, nel senso che, allora, rimane traccia sicuramente, ma rimarrà traccia per Google, non per noi, cioè nel senso non per l'utente finale, Google sicuramente terrà traccia di questo, ma io non posso riuscire ad accedere ai dati di Google, okay. Di questo genere intendo, sarebbero dei log alla fine. Nella grafica del comune di Milano, sì. A vedere uno stato di famiglia di più che altro puoi richiederlo. A chiederlo, ok. Se io lo faccio ipoteticamente senza avvisare un'altra persona di cui chiedono lo stato di sono dati pubblici. È come andare al camion commercio e chiamare. Non vedere che l'ho fatto io quel lavoro lì. Non lo so se il comune è tenuto comunque a informare che ha dato il tuo stato di famiglia a quell'altra persona. Questo non lo so. È un po' con la stessa storia del PRA piuttosto che del... Sì. Non ho capito cosa dice lui. Comunque ha la traccia del... Beh, questo sì. A questo sì, certo. Quando io sono andato a chiedere il bilancio di una società, ha avuto la mia carta d'identità, 15 euro,
chi è, nome e cognome, aveva registrato, credo, e me l'ha dato, punto. Camera di commercio. Certo, ma e bisogna provare, non ho provato a cliccare a vedere, adesso richiedimi cosa mi richiede, anche perché dovrei fare un pagamento, quindi se fa un pagamento c'è la carta di credito, quindi traccia rimane comunque al comune che tu hai richiesto qualcosa e cosa hai chiesto e il comune cosa ti ha mandato indietro, per forza. Sì, beh, in quel caso lì sì. In quel caso lì sì. In questo caso qui ho i miei dubbi però, che poi riesci ad accedere ai dati suoi, molto dubbi. No, beh, qui sicuramente no. Infatti. Mentre invece per quanto riguarda anagrafe, pra eccetera, è chiaro che traccia e registrazione rimane. Poi secondo me non è che li comunicano sempre in modo, come dicevo, sistematico. Cioè se io voglio sapere dal tuo comune, il tuo stato di famiglia, non è che poi appena io lo chiedo, poi mensilmente ti dicono a te, oh guarda che quello là ha chiesto il tuo. Però magari se tu vai al comune, qualcuno ha cercato, ha voluto, magari sì. E legalmente che questo te lo posso dire, non lo so sinceramente, non ho mai provato questo. Sicuramente rimane la traccia. Sì, sicuro, questo sicuro, certo. Perché se è effettuato un accesso rimane la traccia. Certo, ma io ho provato ad esempio anche a farmi dare dal pubblico catasto dati catastali di una persona. Paghi, dai la carta d'identità, ti registri, va stato lì in persona, Milano, e me l'ha andato. Tutto reso conto di tutti i beni immobiliari di quella persona. È legale, assolutamente. Comunque, certo che rimane traccia, gli ho dato la mia carta d'identità, quindi rimane traccia che sono stato io a cercarli e a prenderli, ma è legale. Fatto così via rete rimane traccia dell'accesso. Sicuro, ma Google sicuramente i dati ce li ha. Google sicuramente i dati ce li ha, bisogna vedere poi... Cosa ce ne fa? Non so. E soprattutto se te li dà I e C, soprattutto se tipo tu accedi al sito di qualche comune, poi bisogna vedere cosa c'è, se il comune traccia come Dio comanda questi dati, perché per esperienza i siti del comune sono tre quarti delle volte su domini condivisi a ruba, quindi i log non sono neanche del comune, non sono stati nel server. Ah sì. Come sta sperimentando adesso Giuseppe, metà dei siti dei comuni hanno la sicurezza. Discutibile? Hanno la sicurezza. Discutibile, diciamo discutibile. E praticamente si centrano delle spam farm, che per chi non lo sapesse sono semplicemente dei meccanismi per cui inseriscono nelle pagine dei link al mio sito affinché il sito mi dia del page rank a me. Per esempio, tipo, io parlo sul sito del comune di Somma Lombardo. Non hai detto del comune? Sì, il comune di Somma Lombardo. Sì. Che ascolta su Google, che si senta bene. Sì, se cercate bene ci sono. Questo, ok. Un altro strumento utilizzabile nella logica OSINT è ad esempio Maltego. Questo è un praticamente è un software scaricabile, non ricordo per quale piattaforma, per quale sistema operativo, ma tendenzialmente questi software qua vanno sotto Windows, più che Linux. Ce n'è uno, e mi sembra che sia quello più avanti, adesso non ricordo se è questo o quell'altro, che va in Java, quindi va su qualsiasi sistema operativo. Questo non ricordo. Questo ad esempio fa un'analisi delle relazioni esistenti nel mondo reale tra persone, gruppi, siti web, domini internet, fa di tutt'uno una specie di mappa mentale e presenta praticamente in modo grafico tutte le correlazioni di uno con l'altro. Si sviluppa come diciamo che c'è un client da scaricare che si connette a loro, al server dall'altra parte, tramite un insieme di registrazione, mi pare che ci sia, da effettuare, e poi si può usare normalmente, gratuitamente, diciamo questo qua, in questo caso. Quindi, ad esempio, questo è uno, si può ottenere, è la rappresentazione dell'ambiente nel quale l'organizzazione opera. E quindi tutte le correlazioni annesse e connesse. Ad esempio, ogni dato relativo all'organizzazione oggetto dell'analisi, che sia la configurazione del router o il luogo in cui si trova il vicepresidente, viene reperito, aggregato e l'informazione che viene tratta viene presentata in forma grafica. E aiuta, diciamo così, a fare l'analisi OSINT. Okay?
invece che farla manualmente su un pezzo di carta. Ecco. Quindi può essere usato per analizzare le relazioni, i collegamenti esistenti tra persone, gruppi, organizzazioni, aziende. Fa anche un'analisi dei domini annessi e connessi alle società di cui c'è l'obiettivo, i nomi DNS, gli indirizzi IP, oltre che fare i documenti. E ogni entità viene messa in relazione quindi con le altre. Questo è uno. Questo è un altro, FOCA, Organization with Collected Archives. Anche qui sotto vi ho messo, c'è anche poi delle schermate finali, i link specifici del sito principale. Anche questo è uno strumento che serve per estrarre i metadati, e quindi le informazioni vengono nascoste in pagine o documenti specifici, che possono essere quindi, come dicono lì, Office, Open Office, file PDF, SVG, eccetera. Pubblicizzavano su questo discorso qua, ad esempio, il fatto che c'è stato un attentato, se non sbaglio, terroristico, non mi ricordo più quanto tempo fa, in cui dopo averlo fatto i terroristi hanno pubblicato delle documentazioni o siti o immagini addirittura di dove erano loro, e guarda caso un quarto d'ora dopo erano stati bombardati. Qui con un'analisi di un certo tipo sono riusciti a carpire esattamente le coordinate di dove erano loro e ne hanno massacrati, come si dice. In effetti qui dice, se io non ho provato sinceramente questo software, dice che riesce a tirare fuori quindi le informazioni ben precise da qualsiasi documento che gli dai. Sì, sì. Quindi anche immagini, magari ti può dare... aspetta, c'era scritto... aspetta, più avanti forse. Eccolo qua. Vedi, è in grado di estrarre i metadati EXIF, quali esempio date e ora dello scatto, sì, il modello, il produttore della fotocamera, il luogo degli scatti. Il luogo degli scatti. Se la fotocamera ha questa informazione, questo ti tira fuori da qualsiasi foto questa cosa qua. Interessante. Che potrebbe essere pericoloso e interessante dall'altra parte. Sì, dipende, sì, da come sì, la vedi. Sì. E anche qui appunto si occupa di incrociare le informazioni, di identificare quali documenti, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, fondamentalmente fa questo. Sarebbero tutti da esplorare bene questi software qua per capire bene il funzionamento, ma ci vuole un sacco di tempo. Ho buttato lì un web tools che conosciamo benissimo, ma ce ne sono a chili di questi web tools. C'è Central Ops piuttosto che What is my IP address, piuttosto che Who is the main tools. Sì, 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 ma ce n'è a chili veramente di questi software qua, specifici in questo caso per il web, quindi che possono appunto chi ha registrato un determinato sito, chi ha avuto interesse a farlo. Sì, certo, certo. The main tools ce ne sono tantissimi veramente. Central Ops, ad esempio, c'è un altro.net che ti fa l'analisi dei domini piuttosto che delle mail, ti tira fuori tutti i record MX dei server di posta di quella società, ti tira fuori tutti i domini e sottodomini, ce n'è veramente tanti, sì, di questi. Bisogna sapere un attimo. Sì, devi saperli usare. Devi saperli usare, chiaramente. Questo è una cosa che avevo già sentito parlare, ma non mi ha mai interessato. Perché taglia via un pezzo? Aspetta. No, no, aspetta. Beh, io ho provato con il sito linuxvar.it e ha funzionato. Nel 2012 sono andato a vedere qualche pagina come era fatta. Anche prima, nel 2012. Si fa con tante cose, però ultimamente io... Sì, perché dipende qui molto da quanto effettivamente ha fatto cache, cioè ha rippato, diciamo, le pagine del sito e in quali anni l'ha fatto, chiaramente. Però è interessante, ripeto, l'ho provato ad esempio per il sito LinuxVar, ho visto, oppure anche altro, qualsiasi altro sito. Se qualcuno vuole andare a vedere praticamente come era il sito
un certo sito in un certo anno, se ovviamente Web Machine ha in archivio quell'anno lì, si può vedere come era quel sito lì. Nell'esempio del video che ho visto io dell'ESC, facevo l'esempio del sito della, aspetta, cosa che era? Della Fiat, come era nell'anni, boh, non mi ricordo più, non tanto, 85, roba del genere. Sì, probabilmente, certo. Sì, certo, però ho visto, adesso voglio, ho fatto proprio la prova, ho detto adesso voglio provare sul Linux Fire. Vediamo se c'è qua, aspetta. Sotto la frase sarebbe... aspetta, dopo ci arriviamo. Dai, su, che ce la possiamo fare. Dai, su. Sì, comunque Linux Bar probabilmente funziona abbastanza bene perché già dov'è la Linux Bar? Ha sempre fatto una, cioè nel senso strutturato la parte SEO, che la faccia con Google del sito, quindi non abbiamo documenti digitali queste cose, e quindi quando tu vedi ha fatto abbastanza snello. Vedete, queste qua sono tutte le pagine che lui ha fatto cache, che si è memorizzato negli anni. Ad esempio qua c'è stata un'intensa attività da parte di Webback Machine. Perché qual è stato il maggiore produzione degli articoli? Stiamo parlando del 2005, non è proprio recente. Addirittura le date. Adesso era summary o site? Vediamo un po'. Eccolo qua. Vediamo un po'. 2010? No, andiamo prima. 2006. Vediamo se c'è qualcosa, perché non è detto. Qualcosa c'è. Cos'è questo? Index PHP speciale reset change linked. Sì, sono le pagine index, vediamo l'index PHP. Sì, questo è un po'. sì, perché l'index PHP viene indirizzato. Sta andando ancora però, Vediamo cosa sta scaricando. Stava facendo l'indirizzamento. Non è male, Vedere una cosa fatta nel 2005. Com'era? Benvenuti al wiki di Linux Fire, eccetera. Questo si può fare con qualsiasi. I nostri progetti, Linux Day 2005. Quando l'avete fatto a Casolo di Somma Lombardo? Dove sono le foto? Lì, contenuti, articoli? Non so. Benvenuti al wiki, progetti, la cronaca delle foto, questo, vediamo. Se c'è, Posso dire che nel 2005 io avevo 13 anni. non dirlo. Blender, foto di Wolf, no, Mobius, Lorenzo, relatore. Vogliamo di questo? Io non so chi sia, Io non so chi sia. Abbiamo fallito qua, mi sa. Dispiace, avevamo on the web, sì, però ho capito, ma vediamo, non so, Claudio, Mobius, Luca, vulnerabilità nelle web application. Marco Bevacqua. Ma è venuto anche qui. Sì, se vuole Marco. Carrettoni Luca. No, non cacchio stavo andato qua. Ma Luca non è lui, e business. Mi sembra che non ci ha ridirezionato da qualche altra parte. Beh. Scusa, Ha una foto non ce la fa vedere. Hanno usato la steganografia. Addirittura. Secondo
termini di media questa cosa qua, oppure le anch'io solo se stanno su traccia qua sola. Sì, ma è possibile. Eh sì, guarda, Marco Bevacqua è un peggio. Sì, era un peggio su te. C'è dirottato su marcobevacqua.homelinux.net, porto 80. Cioè, oddio, ha fatto lo snapshot della... E stiamo parlando del 2008 qua, eh? Cazzo, ha fatto lo snapshot della sua server. Posso te lo diciamolo, eh? E vedete il 2008 com'è. Questo invece è proprio un semplice, un sito web dove ci si può navigare, ed è un motore di ricerca che permette all'utente di rilevare specifici dispositivi, computer, router, server, webcam, dispositivi di sorveglianza, cosa che ho visto ancora, e altra roba fina, smart TV, eccetera, e cerca allora capisce i metadati delle risposte che ti dà in HTML quando lui interroga, e cerca di capire qual è la username e password volendo. Infatti spesso e volentieri dentro nelle pagine ti dà l'IP e ti dice: ok, quando ho provato qui mi ha tirato fuori questo, oppure ti dice: questo qui dovrebbe avere come username e password admin password di default. Oppure è blank, il username e password è blank, tu ci entri, semplicemente vieni in casa di qualcun altro. Tu dici legale, però lo fa lui, non lo faccio io. Quindi possono dare indicazioni sul software, su quale opzioni di servizio ospitato offre, messaggio di benvenuto, a volte troppo informativo, è quello che a volte... anche secondo me molto per incapacità di gestire questi dispositivi, chi li ha installati mette delle informazioni che non devono esserci, o non nega, diciamo, i permessi laddove devono essere negati, quello che dicevamo prima, e qualsiasi altra informazione è ritenuta più o meno utile anche prima che cade stabilisce la vera e propria connessione col server. Dopo facciamo qualche esempio, uno ce l'ho qui, lui scansiona, fa... Il cambio? Diciamo che quella è più che altro per un livello di sicurezza maggiore. È chiaro che allora entrare su un sito della banca dove c'è il tuo conto corrente è un conto, entrare su una webcam, che, il problema è che allora la banca ha tutta l'infrastruttura e tutte le, anche, volendo anche le capacità tecniche di poter fare certe cose. L'utente invece distratto o che non conosce bene cosa sta facendo, magari in Taiwan, che si mette la sua webcam nel suo laboratorio di... ho visto, nel suo laboratorio di... cosa che era? Un barbiere, nel suo cosa del barbiere, e vede e si guarda cosa sta facendo lui, cioè, hai capito? Cioè, voglio dire, c'è di tutto, è chiaro che la banca mette... Eh certo. In basso, che è quella roba, sì? 5 che usano serve per, in termini tecnico, minimizzare le probabilità che qualcuno possa, che qualcuno riesca ad avere una quantità in basso che vale 30 secondi, che quindi in quei 30 secondi è molto difficile che uno riesca a generare lo stesso con un algoritmo simile ma stesso. Esatto. Questa è l'ultima slide, l'ho buttata lì tanto per indicare che non dobbiamo dimenticarci che comunque OSINT, e quindi reperimento di informazioni, ci torna molto 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 utile anche il Deep Web. È chiaro che qui poi entriamo sul discorso legalità o meno di avere certe informazioni dal Deep Web. E siamo sempre sul... esatto, esattamente. È chiaro che l'intelligence ne fa largo uso, ma stiamo parlando di intelligence, non di OSINT. OSINT per definizione deve essere informazioni pubbliche e legalmente ottenute, ok? Quindi non intercettazione, non hacking, non devi fare nulla, sono lì, tu devi solo cercarle
e trovarle, punto. Sì, 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 sì. Qualcuno te le già mette a disposizione, non sei tu che manometti un sistema per. No. Allora non è più OSINT, è qualcos'altro. È qualcos'altro. Vi voglio far vedere, vabbè, questo qua è un po' di link che ho messo. Il primo è il famoso video che ho visto dall'ESC del 2016, che parlava appunto di OSINT. Questo signore qua che ha presentato questo video praticamente lavorava per un'agenzia di investigazioni e lui si occupava di queste cose qua per il suo studio, eccetera. Sì, 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 sì. Se vai sul canale dell'ESC lo trovi, però c'ho il link se volete guardare. Poi OSINT Tools, qua c'è un elenco esagerato, molto vecchio, 2012, ma un elenco esagerato di tools più che altro informatici per come reperire informazioni di ogni genere. Si va da who is the main tools, Central Ops, Autismo IP, piuttosto che la ricerca su DNS, ricerca sui siti, cioè di tutto. Ma molto, due pagine sono praticamente. Quindi ho messo il link, perché è inutile che ve li espongo, perché tanto se qualcuno è interessato se ne va a vedere, se no non ha senso. Idem demodoxologia, se volete avere delle chiarimenti, quel sito lì è uno dei, a mio avviso, fatto bene. Addirittura direttamente in quella pagina lì ci sono un videocorso base di demodoxologia, cioè c'è un avvocato esperto in questa materia che presenta il corso e cosa significa e cos'è questa scienza a chi interessa. Sì. Le DOCS, va bene, le ho già viste prima. L'altra cosa, vabbè, Shodan, possiamo farvelo vedere tanto. No, una cosa che è interessante era, aspetta, vediamo se c'è il link. Allora, queste qua sono un po' i showcase. Cosa può fare questo benedetto software? Network footprinting, social network monitoring, cybercrime investigation. Se poi andate qui e ci cliccate sopra, vi fa vedere tutti gli esempi possibili e immaginabili, con tutte le relazioni possibili e immaginabili da Skype, DHCP, DNS, Instagram, Facebook, cose su Facebook, connessioni possibili, tutte le possibili e immaginabili sul vostro target. Vedi qua ad esempio? Beh, non so, Bitcoin, vabbè, questa roba qua. Aspetta, dov'è? Eccolo qua. Vedi, fa una specie di mappa mentale del tutto. Grafico, in modo grafico. Poi chiaramente cliccandoci sopra lui fa vedere, esplode, diciamo così, le informazioni più precise all'interno di ogni singolo nodo, insomma, no? E qua viene espletato dal dominio a dove accede gli altri domini. C'era anche la foto addirittura più avanti. Splunk, vabbè. C'era anche la foto di, non so se era Instagram, eccolo qua. Ah no, era Twitter. Pic foto con profili, vedi, e fa aggregazione tra i profili foto, cioè fa un po' di tutto veramente. Una cosa Twitter, vedi, filtra se vuoi anche per lingua, cioè fa di tutto, vedi, anche su plusgoogle.com, vedi, reperisce le informazioni base, le aggrega su qualche informazione che ha ricevuto prima, cioè fa tutto di tutto un tutt'uno, diciamo così, vedi, indirizzo email. Questo è uno showcase, ma ce ne sono n, vedi, hanno annerito ovviamente qualche indirizzo IP. Questo non mi ricordo, sai, non mi ricordo. Questo mi sembra che devi solo registrarti, mi pare. Eh? Basta la registrazione. Vedi qua. Ma dia di Dio ti devi fare, ma che roba. Pazzesco. Ma è finito, veramente. Aspetta.
esagerato, però ha detto no, è uno, è una necessità per lavoro. Beh, è chiaro che chi fa OSINT ovviamente studi di investigazione, chi fa forense magari anche perché deve reperire certe informazioni, ovviamente ce l'ha di questi strumenti. Infatti, ma poi secondo me non è una roba, cioè se non lo presentavi. Guarda, register free, poi non so con che limitazioni, però magari si può provare, perché no? Io non ho provato, però registrarsi. Sì, però dico nel senso che alla fine della fiera, cioè io non sapevo l'esistenza, perché prima poi si